Buonasera. Volevo solo avvisarvi che Safran Foer era ieri sera da un'altra parte, cioè siete sicuri di essere venuti così tanti per sentirmi? Va bene, farò del mio meglio. Allora, l'innovazione, credo che oggi non ci sia discorso politico, non ci sia annuncio, non ci sia incontro tra imprenditori, non ci sia quasi articolo sul giornale che non usi questa magica parola, no? È diventato quasi un mantra. Bisogna innovare, tutti usano queste parole magiche, start-up, spin-off, app, no? Quindi è diventata una parola chiave. Io ho cercato di andare un po' sotto la superficie, almeno quella che secondo me è la superficie, e raccontare delle storie di innovazione, con un'idea di innovazione un po' diversa, ma spero più concreta, che rispondono a tre semplici, io le ho scelte, con tre semplici criteri. Poi racconto le storie, non è... L'idea che l'innovazione sia un processo collettivo, cioè non sia solo il risultato, noi abbiamo questa mitologia, no, dell'inventore chiuso nel suo laboratorio, che poi lancia delle idee che immediatamente attecchiscono, quindi è un processo collettivo in cui siamo tutti coinvolti, se non altro come utilizzatori, che l'innovazione sia qualcosa di diverso e di altro rispetto e talvolta di altro rispetto alla sola tecnologia. L'innovazione non è solo tecnologia, in alcune delle storie che racconto l'elemento tecnologico c'è, ma non è certamente quello principale. E infine l'idea di guardare all'innovazione come un momento di cambiamento più generale, però di cambiamento delle abitudini, di cambiamento culturale, concettuale. Francesco Bacone, che è stato il primo filosofo che già nel 600 aveva capito che la scienza e la tecnologia avrebbero completamente cambiato la nostra vita, lui non la chiama innovazione, ma lui si interrogava sul nuovo, sulla novità, e diceva: l'innovazione è un forestiero, è sempre qualcosa che mette a suo quadro le nostre abitudini. E sulla base quindi di questi criteri, di questa idea che l'innovazione è un momento di cambiamento, io ho scelto delle storie che non sono quelle che uno si aspetta di trovare in un libro sull'innovazione. Quindi non parlo di app, non parlo di smartphone, non parlo di tablet, però parlo per esempio della tastiera, di come è nata la tastiera su cui tutti noi scriviamo, anche sui tablet, di smartphone, e perché ha questa strana disposizione, cosiddetta QWERTY, dal nome delle prime lettere. Oppure parlo per esempio del mouse. Il mouse sembra un piccolo accessorio, in realtà 1968, quando viene introdotto, e poi successivamente, è questo accessorio che permette al computer di diventare, da uno strumento per pochi specialisti, per pochi addetti ai lavori, quello poi che diventerà uno strumento che entrerà in moltissime case. Quindi questa è la mia dichiarazione di partenza. Adesso provo a raccontare alcune di queste storie. La prima, chi ha la mia età più o meno probabilmente lo ricorda, i più giovani non l'hanno mai visto, ma si capisce subito cos'è, è il Walkman. Il Walkman nasce nel 1979 e nasce per la testardaggine di uno dei fondatori della Sony, che si chiamava Akio Morita, era un fisico di formazione, contro tutto il parere di tutti i progettisti, di tutti gli ingegneri, di tutto il marketing. Ma perché erano contrari? Erano contrari perché le tecnologie per l'ascolto musicale, siamo nel 1979, negli anni precedenti erano sempre andate verso l'alta fedeltà, no? Questi grandi impianti per ascoltare la musica classica, il jazz, la musica dei Pink Floyd, no? Questa era la musica che si ascoltava all'epoca. Quindi, dal loro punto di vista, no, che poi vedremo come sono andate le cose, oggi magari diciamo col senno di poi, questo succede spesso con l'innovazione, avevano torto, ma loro dicevano: chi è interessato a un registratorino che inevitabilmente ha bassa fedeltà, se questo è stato il mercato finora. E tra l'altro erano in buona compagnia,
è molto difficile giudicare l'innovazione, questo è uno dei problemi, questo è uno dei motivi per cui innovare è così rischioso. Pensate che Thomas Edison, quando inventa il fonografo, no? Oggi uno dice fonografo, fonografo è l'antenato del giradischi, no? A cosa serve? Per noi è evidente, ascoltare musica. Invece Edison fa una lista delle cose a cui poteva servire questo fonografo e l'ascolto della musica la mette agli ultimi posti. Al primo posto cosa mette? Per lui il fonografo era uno strumento di lavoro perché i dirigenti di azienda, i manager, potessero registrare, dettare vocalmente gli ordini per i propri dipendenti o per i propri segretari e segretarie. Allora, tutta la Sony è contraria, Morita dice se non si vendono almeno 100.000 esemplari di questo Walkman, tra l'altro aveva un costo piuttosto elevato per l'epoca, mi dimetto. Nel giro di pochi mesi se ne vendono più di 1 milione. Allora, cosa era successo? Che né lo staff della Sony, forse nemmeno Morita poteva aver capito, che questa innovazione, che dal punto di vista tecnologico, ripeto, non introduceva particolari novità, non era molto più sofisticata di quelle precedenti, è il fatto che nel frattempo si stava crescendo una nuova generazione di ascoltatori di musica, una generazione che era pronta a perdere un po' di qualità dell'ascolto, un po' di fedeltà, in cambio di che cosa? Della possibilità, per esempio, di portarsi la musica in giro, in metropolitana, fare jogging, e da questo punto di vista il Walkman innesca un processo che poi porta ai lettori MP3, no? L'iPod, grande successo, fino poi all'ascolto oggi liquido della musica, no? Oggi per noi è naturale che la musica non si ascolti più in un luogo fisico, come invece avveniva fino al Walkman. Un'altra cosa molto moderna che il Walkman inventa è la possibilità di personalizzare la musica, di creare la propria compilation. E due altri aspetti che noi oggi viviamo all'ennesima potenza sono: il primo è il multitasking. Noi tutti oggi viviamo continuamente, cioè facciamo più cose contemporaneamente. Il Walkman permetteva di ascoltare musica facendo qualcos'altro. Sembra addirittura che Morita, un giorno mentre lo stava provando, fu fermato dalla polizia perché stava attraversando la strada incautamente, distratto dall'ascolto di musica. E l'altro è la condivisione. Chi ha visto un Walkman, adesso vi mostro una celebre scena cinematografica, sa che il Walkman aveva due ingressi per i jack e quindi permetteva a due persone, amici, fidanzati, di ascoltare la stessa musica. Questo noi naturalmente oggi l'abbiamo elevato all'ennesima potenza attraverso le tecnologie digitali. E quindi vediamo questa scena. Proprio dell'anno successivo, Il tempo delle mele, e qui appunto il ragazzo ha registrato una cassetta e la fa ascoltare alla ragazza. Questo è appunto l'inizio di quella condivisione che oggi naturalmente noi pratichiamo attraverso i social, attraverso gli algoritmi che sulla base di quello che abbiamo ascoltato ci propongono altre cose o altre cose che persone a noi connesse hanno ascoltato. Un'altra innovazione, sempre restando all'ambito musicale, questa più vicina ai nostri tempi, è quella dell'MP3. No? E l'MP3, vi sarà capitato di sentire questo argomento, e siete in buona compagnia perché adesso vi mostro chi utilizza questo argomento, per cui l'MP3 ha distrutto l'industria discografica. No? Avete mai sentito oggi? Pochissimi comprano i dischi fisici o comunque li pagano, no? E molto spesso si
dice è colpa dell'MP3 oppure è colpa di internet, di tutto quello che è venuto fuori. Se pensate così siete in compagnia di un grande del cinema purtroppo scomparso, Massimo Troisi. Ma sono contenta perché i giovani oggi non sono mai contenti, vogliono tutto e ne vogliono in fretta. Ma chi è il padre della fretta? Chi genera la fretta? Il demonio. Sì, il demonio. La rovina dei giovani è cominciata con... Con i capelloni. La minigonna. La minigonna. Il grammofono. No, un buon con il grammofono. Sì, ma con tutte queste cose. E si è arrivati che si fa l'amore in mezzo alla storia. Questo argomento tecnicamente si chiama determinismo tecnologico, no? Troisi lo usa in modo dichiaratamente ironico, no? La signora che ha, poveretto, questo figlio, lo tiene protetto da tutti quelli che lei considera pericoli della società contemporanea, dice la rovina dei giovani è cominciata e lui dice col grammofono, no? Questa è l'idea del determinismo tecnologico, un po' come se la società fosse un tavolo da biliardo e la tecnologia, una nuova tecnologia entra come una palla che poi ne colpisce un'altra, e quindi innesca un processo di cambiamento inevitabile, automatico. Questo pensiamo noi quando diciamo, no? Per esempio, l'MP3 o queste tecnologie hanno distrutto l'industria discografica. E questo è un argomento che addirittura, per esempio, alcuni storici hanno sostenuto un po' provocatoriamente che è stato l'avvento della staffa, no? Questa piccola grande tecnologia, a permettere l'avvento del feudalesimo, perché ha cambiato modo di fare i combattimenti, l'uso della forza da parte di alcuni, la staffa permettendo di stare a cavallo più saldi combattendo. Questo argomento in realtà ci fa capire solo una parte della storia, e adesso io vi racconto la storia che probabilmente conoscete già dell'MP3. L'MP3 nasce per iniziativa di un ingegnere italiano che si chiama Antonio Chiariglione, nel 1988. Chiariglione che cosa fa? Convoca a Ottawa un gruppo di esperti per affrontare questo problema. Naturalmente nel 1988 le connessioni internet sono molto limitate rispetto a quello che noi conosciamo oggi e c'è un problema di trovare uno standard che permetta di trasferire, di scambiare su queste reti immagini e suoni, immagini e musica, e quindi lui li convoca per trovare una soluzione. Questo che si chiamava Moving Picture Expert Group si riunisce, pubblica un bando, e quindi noi come contribuenti europei abbiamo pagato in parte questa innovazione, a cui partecipano grandi aziende, la Philips, la Bell. Il risultato della risposta a questo bando è un algoritmo che, sacrificando alcune frequenze meno rilevanti per l'orecchio umano, permette, quindi una sorta di compromesso, permette di risparmiare memoria e tempo di trasmissione. Quindi MP3 è MPEG, questo nome di questo gruppo, layer 3, cioè il numero 3, insomma, di questa serie di prototipi che erano stati fatti. Per testare questo algoritmo viene usata, bisogna testare la cosa più delicata, lo strumento più delicato. Questo strumento qual è? Strumento più sofisticato, la voce umana, e quindi si prende una canzone di Susan Vega, Tom Steiner, che è una canzone cosiddetta a cappella, per sola voce, e questa è la prima canzone in MP3. Dopodiché però cominciano ad avvenire delle cose che naturalmente Chiariglione non poteva aspettarsi quando ha riunito il gruppo. Lui certamente non ha riunito il gruppo per distruggere l'industria discografica, ma una decina di anni dopo arrivano due giovani americani che fondano una cosa che si chiamava Napster per lo scambio. Utilizzando questo formato dell'MP3 diventava possibile scambiarsi attraverso un sistema peer-to-peer, cioè loro, questa è sempre stata la loro difesa legale di fronte all'industria discografica, non erano loro a mettere in rete questi file, erano le persone che se li scambiavano, era un po' come quando a scuola io e i miei compagni ci registravamo i dischi e le cassette, solo che naturalmente questo avveniva su scala globale attraverso internet.
Napster poi sarà chiuso a seguito di una causa, ma ormai il processo è diventato inarrestabile. L'industria discografica lo sottovaluta e quindi si arriva man mano poi alla storia che noi oggi conosciamo. Ma adesso io vi chiedo, la crisi dell'industria discografica è colpa dell'ingegner Chiariglione, che insieme ai suoi colleghi ha inventato l'MP3, è colpa di quelli di Napster, dei contribuenti europei che hanno pagato il bando, cioè di tutti noi, delle case discografiche che l'hanno sottovalutato, delle società di telecomunicazioni che sicuramente loro è sicuro hanno guadagnato da tutto questo business, e forse anche colpa un po' della povera Susan Vega che ha prestato la sua voce per testare l'MP3. Tutte le innovazioni, e nel caso dell'MP3 abbiamo cominciato un po' a capirlo, hanno un lato B. No, a noi piacerebbe che l'innovazione avesse solo un lato A. L'MP3 è comodo per scaricare, per scambiarsi dei file, i ragazzi lo sanno bene. Il lato B è appunto la perdita di posti di lavoro dell'industria discografica o i musicisti che non possono più vivere del loro lavoro. Tutte le innovazioni hanno queste due facce, alcune ce l'hanno in modo più drammatico di altre, e ne racconto due. Una, qui vi do un consiglio: se avete una serata in società in cui si tocca il tema dell'innovazione, spesso a me chiedono qual è la, ma di questo libro, no? Che è una quarantina di storie di innovazioni, tu che ne hai lette tante ne ho dovute scartare, ma qual è la tua preferita? Per me è impossibile rispondere a questa domanda, è come chiedere a una persona che ha più di un figlio quale preferisci, no? Io ho passato talmente tanto tempo con queste storie. Però se io dovessi sceglierne un'innovazione, voi non la troverete mai citata da chi parla di innovazione in quel modo che dicevo prima, no? In quel modo astratto e retorico. Secondo me un'innovazione che massimizza la semplicità da un lato e l'impatto sulla storia dell'umanità, sull'economia, sulla società, sulla storia, io sceglierei il filo spinato. Siamo nel 1873. Allora, c'è un problema enorme. Sono gli anni che noi vediamo nei film West, no? Quindi negli Stati Uniti ci si sta spostando verso ovest, conquistando nuovi territori, e tra i vari problemi ce n'è uno enorme. Proteggere il bestiame. Il bestiame tende a spostarsi, tende a scappare, a essere rubato. Come si fa? Si costruiscono palizzate. Allora, qualcuno aveva calcolato che già nel 1871 si spendeva per costruire e riparare palizzate quanto l'allora debito pubblico degli Stati Uniti. Magari non era grande come quello adesso, però tantissimi soldi. Bisognava trovare un'altra soluzione. Una soluzione in realtà qualcuno l'aveva trovata, ed è una pianta che si chiama maclura, un arbusto spontaneo, cioè si mettevano questi cespugli, se la guardate, appunto, questo è uno dei benefici dell'innovazione, uno oggi può cercare sui motori di ricerca maclura e subito vi ricorda qualcosa. Allora, questa maclura serviva, sì, allo scopo, però naturalmente aveva tutti i difetti che può avere un arbusto spontaneo, no? Quindi cresceva un po' irregolarmente, attirava insetti. E allora come si fa? A una fiera di agricoltura, due commercianti vedono un contadino che in modo un po' artigianale ha fatto una specie di maclura artificiale, cioè ha preso un bastoncino e ci ha messo delle punte, no? Questo funziona abbastanza bene per proteggere il bestiame. Allora viene l'idea e la brevettano, sembra incredibile, ma è brevettato, il filo spinato, lo depositano poi nel 1874, è un brevetto di 15 parole, è un filo attorcigliato che incorpora a intervalli regolari delle punte, questo è il filo spinato. Bene, questa piccola grande innovazione, ma non lo dico io, lo dicono gli storici dell'economia, ha cambiato completamente la geografia e l'economia degli Stati Uniti, cioè ha permesso di spostare il bestiame, di spostarsi e di allevare il bestiame nelle zone dove prima questo non era possibile.
lato A. Lato B del filo spinato purtroppo lo conosciamo bene, no? E viene fuori con grande forza nel XX secolo, quando diventa lo strumento di difesa e addirittura di attacco, perché durante la Prima Guerra Mondiale venivano disposti a tradimento in modo che i soldati si facessero male. I soldati inglesi addirittura avevano inventato una canzone, Hanging on the Old Barbed Wires, cioè stare appollaiati sul filo spinato sperando che il nemico non ti faccia fuori. Diventa naturalmente sinonimo di segregazione, di esclusione sociale, di protezione della proprietà privata, i campi di concentramento. Questo, tutto questo, anche questo è il filo spinato, ed è stato il filo spinato. Il filo spinato a me piace molto come innovazione, anche perché è uno degli esempi, e a noi oggi sembra strano, perché noi abbiamo quest'idea che l'innovazione, Ferrini avrebbe detto, lo dice la parola stessa, è una qualcosa di nuovo, no? Ma già Bacone aveva capito, quando si chiedeva, dice, ma come si fa il nuovo se non c'è, come si fa a inventarlo? La sua risposta è, nella Nuova Atlantide, che è questo libro in cui lui immagina, la sua ultima opera in cui lui immagina una società fondata sulla scienza e la tecnologia, si copia dalla natura. Cioè, se un giorno l'uomo, lui non lo sa ancora, naturalmente riuscirà a volare, lo farà imitando gli uccelli. Se vogliamo costruire dei forni, guardiamo, no, quello che fa la natura. Filo spinato è un esempio di innovazione che imita la natura. E ce ne sono molte, sono quasi tutte molto interessanti. Una, adesso non è la stagione, ma molti di noi se la portano addosso, il velcro. Questo signore svizzero che, passeggiando col suo cane, si accorge che al suo maglione, al pelo del cane, si attaccano questi piccoli frutti di bardana. E ha l'idea di dire, proviamo a farlo di nylon, e osserva poi, questo è importante, che si attaccano ma si staccano con una leggera pressione. E allora ha l'idea di farlo di nylon, una chiusura che si possa facilmente attaccare e staccare, anche con una mano sola. Questo per esempio si rivelerà molto importante anche per l'esplorazione spaziale. Il velcro sarà usato per fissare gli oggetti in condizioni di assenza di gravità o di gravità diversa da quella terrestre. Un altro esempio, poi naturalmente ci sono stati esempi, adesso siamo reduci dalle Olimpiadi, qualcuno si ricorda le Olimpiadi di Pechino, furono battuti 134 record mondiali di nuoto. Cioè praticamente ogni gara che facevano, non solo il primo, ma anche il secondo, il terzo, il quarto, battevano record mondiali. Cos'era successo? Era successo che qualcuno aveva avuto l'idea di fare i costumi da bagno imitando la pelle dello squalo, che evidentemente permette a questo pesce di scivolare in acqua molto facilmente. E poi sono stati vietati, sono stati considerati una forma di doping tecnologico. Ultimo esempio che vi racconto, secondo me uno dei più belli, se qualcuno di voi è stato in Giappone, probabilmente ha viaggiato sul cosiddetto treno Shinkansen. Bene, questo treno, soprattutto se voi lo confrontate con altri treni ad alta velocità, ha questo strano muso, no? Questa strana configurazione. Perché ce l'ha così? Perché questo treno aveva una serie di problemi quando siamo negli anni 70, quando comincia a essere progettato, quando vengono progettati i primi modelli. Uno dei problemi era che quando usciva da una galleria, faceva un botto spaventoso che disturbava non solo i passeggeri, ma soprattutto chi viveva nei dintorni. Allora, uno dei progettisti dello Shinkansen, un giorno, un po' per caso, va a seguire una conferenza di un ornitologo che parlava delle abilità aerodinamiche degli uccelli, e in questa conferenza spiega perché il gufo è capace di volare nel quasi più assoluto silenzio, grazie alla conformazione delle sue piume, la conformazione e la disposizione delle sue piume. Allora l'ingegnere, si chiamava Nakatsu, ha l'idea di imitare per il pantografo, per una parte del treno, la disposizione, la conformazione di queste piume. Ma a quel punto però gli viene anche un'altra idea, gli dice, noi abbiamo questo problema dell'uscita dalla galleria, no? E lui pensa che sia un problema di diversa densità dell'aria che provoca questo rumore.
Allora si chiede, c'è un animale, visto che col gufo gli era andata abbastanza bene, ma c'è un animale che ha risolto questo problema di passare da un mezzo ad un altro con densità diverse e di fare meno rumore possibile? C'era. C'è il Martin pescatore. Martin pescatore dall'aria si immerge e deve fare il minore schizzo possibile per non far scappare la preda. E quindi viene fatto questo becco, il muso dello shinkansen è fatto per imitare il becco del Martin pescatore. Risultato, riduzione del 15% dei consumi e del 30% del rumore. Questo era il filo spinato. Se vogliamo vedere un caso di lato B ancora più estremo, oggi purtroppo ricorre anche uno spiacevole anniversario che riguarda questa innovazione. Siamo nel 1909. Allora, già alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, c'è una consapevolezza da parte non solo degli scienziati, ma diciamo di tutte le élite, che se non si trova un modo di fertilizzare meglio l'agricoltura, ci sarà immediatamente in poco tempo un grande problema proprio di sfamare la popolazione che sta crescendo. Come fertilizzanti all'epoca venivano usate le riserve, soprattutto le riserve di guano del Sud America, che però naturalmente presentavano una serie di problemi di approvvigionamento, tensioni geopolitiche. Si era capito che l'azoto poteva servire da questo punto di vista e quindi la strada sembrava obbligata a trovare un modo di estrarre l'azoto dall'atmosfera. Questo signore, che si chiamava Fritz Haber, tenta di farlo e quella che lui tenta di fare poi si chiamerà la sintesi dell'ammoniaca. Fa degli esperimenti, però il risultato, cioè la cosa funziona, ma il risultato dal punto di vista industriale è così modesto, cioè la quantità che lui ottiene, che non sembra ci sia possibilità di fare una cosa seria. Lui quasi se ne dimentica, se non che, queste sono, appunto, dicevo prima, l'innovazione non è un percorso lineare, no? Se ne dimentica, se non che un suo collega, si chiamava Nernst, comincia a sfotterlo. Ah, dice, tu Haber, hai provato a fare questa roba, non hai cavato nulla. Lui allora pertigna, ritorna a fare questo esperimento e il 2 di luglio del 1909 si presenta agli addetti della Bosch e fa vedere che è in grado di far funzionare questo processo di sintesi dell'ammoniac. E questo diventerà noto come processo Haber-Bosch. Poi. Quindi, e già nel 1914 vengono sintetizzate enormi quantità di ammoniaca. Bene, uno dice tutto bene, tutti a tavola, risolto il problema, no, dei fertilizzanti, e invece la data mi dovrebbe aver già messo sull'avviso che nel 1914 questa sintesi dell'ammoniaca non va mica a produrre i fertilizzanti. Dove va? Va nell'industria bellica tedesca, perché sta iniziando la prima guerra. Addirittura qualcuno dice, se non ci fosse stata questa innovazione, la prima guerra mondiale sarebbe forse finita prima, perché tra l'altro questo processo viene brevettato, quindi gli altri non possono usarlo neanche a fini civili, non solo a fini militari. Non contento, Fritz Haber, cioè l'innovatore, lui che ha risolto il problema, si arruola volontario nell'esercito e coordina i primi attacchi con i gas, che sono degli attacchi orrendi, no? Fanno non solo il numero di vittime, ma le ferite che provocano questi gas sono drammatiche. E ancora oggi è nota come legge di Haber, pensate, una cosa tremenda, cioè quella che misura la concentrazione, la quantità che è necessaria di questo gas per poter uccidere una persona. Tra le vittime di questa situazione c'è anche la moglie di Haber, che era una brillante scienziata, anche lei, una delle prime donne ad avere un dottorato in chimica in Germania, si chiamava Clara Inverbar, e lei a un certo punto non riesce più a vedere il marito impegnato in questo modo, si spara al cuore con la pistola di lui. Il giorno dopo la morte della Inverbar, Haber è di nuovo su un altro fronte a coordinare degli altri attacchi.
Ora, se non vi basta come esempio, no, il sottotitolo che io ho dato a questa storia è quando l'innovazione ha due facce, come il nemico di Batman. Ricordate il nemico di Batman che usava questa moneta a testa e croce, no? Aveva due facce. Quindi da un lato, popolazioni, il problema della fame, se, probabilmente se no, molti di noi oggi riescono ad alimentarsi in modo soddisfacente, lo dobbiamo a questa grande innovazione. L'altra faccia è quello che è accaduto non solo nella prima guerra mondiale, perché dicevo, oggi ricorre un anniversario che riguarda l'altra grande e grandemente drammatica innovazione di Haber. Perché Haber negli anni 20, prima di essere di dover lasciare la Germania, perché lui, non ve l'ho ancora detto, è ebreo. Prima di dover lasciare la Germania, l'altra grande innovazione per cui è passato drammaticamente la storia è un insetticida, si chiamava Zyklon B, che per la prima volta il 3 settembre di 1941 viene usato ad Auschwitz. E tra l'altro alcune vittime di questo insetticida, naturalmente poi modificato, utilizzato in modo diverso, saranno alcuni dei suoi parenti. Vi basta come esempio di ambivalenza dell'innovazione? Se no vi posso dire altre due cose. Che subito dopo la prima guerra mondiale Haber riceve il premio Nobel per la chimica. Se non vi basta ancora, fate una bella gita a Berlino e vedete che c'è un Max Planck Institute, ogni tanto viene contestato, intitolato a Fritz Haber. Allora, finiamo, se abbiamo ancora qualche minuto, con un tono un po' più ottimistico. Si sono concluse da poco le Olimpiadi, facciamo un passo indietro e torniamo per parlare di un grande innovatore che ha addirittura avuto l'onore, questo è, una, è il massimo che l'innovazione o anche la scienza possa offrire, cioè quella che Robert Merton, un grande sociologo, chiamava eponimia, cioè dare il nome a una scoperta, in questo caso all'innovazione. Quindi parliamo di una persona che ha avuto la fortuna, ancora questa innovazione viene ricordata con il suo nome. 1968, Olimpiadi di Città del Messico. Siamo all'ultimo salto, gara del salto in alto, sono rimasti in gara due americani. Il russo è già stato eliminato, quindi arriverà terzo. Pubblico trattiene il fiato, è un po' stupito, poi lo vedrete, dal vedere come salta questo giovane ragazzo, che è un modo diverso da tutti gli altri. Prima di vederlo però facciamo un piccolo flashback, torniamo a tre anni prima, 1965. Questo ragazzo, si chiama Richard, detto Dick, non riesce, tutti all'epoca, scusate non l'ho detto, tutti all'epoca i ragazzi che imparano a saltare in alto praticano il cosiddetto stile ventrale, poi lo vedrete, vedrete il russo e anche l'altro americano che saltano ventrale. Questo salto però è adatto, cioè richiede una certa muscolatura, vedrete che i saltatori erano diversi da quelli come sono adesso, adesso sono molto leggeri, molto più... E quindi Richard, che ha una muscolatura molto più agile, molto più asciutta, non riesce a saltare bene in avanti. E allora comincia a provare a saltare all'indietro, con la schiena rivolta verso l'asticella. Il suo allenatore dice, sei pazzo, così ti fai male e basta. Lui è anche un po' fortunato, perché gli innovatori di solito sono fortunati, perché proprio in quegli anni vengono introdotti i materassi per l'atterraggio. Prima si atterrava sulla sabbia, lui si sarebbe fatto male, avrebbe sbattuto la schiena, forse anche la testa. Quindi ha perfezionato questa sua tecnica di salto, l'ha sviluppata, ha capito che se tiene i piedi un po' più lontani, cioè se stacca un po' prima, guadagna quello che lui chiama tempo di volo, cioè riesce a stare in aria un po' di più, e questo naturalmente gli permette di saltare più in alto. Va ai trials, cioè alle gare americane che selezionano quelli che andranno alle Olimpiadi. All'ultimissimo salto, non grazie al suo risultato, ma al fatto che il suo concorrente sbaglia, terzo salto consecutivo, per il rotto della cuffia va alle Olimpiadi come terzo, non come primo. Allora,
1968, ultimo salto, il salto in alto alle Olimpiadi Città del Messico. The 1968 Olympic Games proved to be a turning point in the history of the high jump net. Into the Mexico City Olympic Arena came not only a new name to the sport, but a new approach which was to revolutionize the high jump net. Dick Fosbury from the United States demonstrated a new style of high jump which some considered strange and awkward. It was a jump he had devised in the previous years and one which unsettled his opponents. While the crowd at first saw him as a novelty, his continued success at clearing the ever-increasing height soon made it apparent he was a serious contender. Valentin Gavrilov from the Soviet Union failed in his attempt of 2.22 meters, while Fosbury and his US teammate Edward Carruthers cleared their way to a jump-off. The bar set at 2.24. Carruthers failed, and Fosbury took his new style of high jump over the bar and into the history books. Fosbury had won his gold. Within a few years, the Fosbury flop had become the standard method of jumping in this great Olympic sport. Questa è l'innovazione nota come Fosbury flop, o il salto alla Fosbury, appunto. E il sottotitolo che io ho dato nel libro è: a volte per innovare bisogna andare un pochino indietro. E un'altra cosa interessante però, e che sfata un altro luogo comune sull'innovazione, è che immagino molti di voi diranno: bene, Fosbury ha vinto la medaglia d'oro, ha dimostrato che si può saltare bene andando indietro, avete visto gli altri che saltavano in avanti, no? Anche come erano più massicci di lui. Oggi tutti i saltatori vengono selezionati, le saltatrici vengono selezionate, cioè oggi non si discute più, si impara subito il salto alla Fosbury, quindi sono più simili alla struttura di Fosbury. Questo è uno degli esempi di come l'innovazione ci cambi, no? In questo caso anche fisicamente. Ma a uno verrebbe da pensare: bene, Fosbury nel 68 ha vinto, medaglia d'oro, record olimpico, tutti il giorno dopo saltano tutti alla Fosbury. Non è così. 1972, le Olimpiadi di Monaco, la maggioranza salta ancora col ventrale, la medaglia d'oro la vince uno saltando ventrale. 1978, 10 anni dopo Fosbury, l'innovazione richiede tempo e fatica, Yashchenko, un russo, fa ancora il record del mondo saltando ventrale. Quindi l'innovazione è un processo mai scontato, no? E questo è anche è un esempio di tante cose, è un esempio di quello che Thomas Kuhn avrebbe chiamato un cambio di paradigma, no? Lui non ha usato, non c'è nuova tecnologia qui, è solo qualcuno, l'innovazione alla fine si potrebbe raccontare così, qualcuno che prova a fare in modo diverso quello che altre persone hanno sempre fatto allo stesso modo, e poi altri che lo imitano, più o meno velocemente, di solito ci vuole un po' di tempo. Io vorrei concludere. Vi ho parlato del lato B dell'innovazione, no? Dell'ambivalenza, del fatto che noi oggi lo sappiamo bene con queste tecnologie che ci portiamo dietro, con i media digitali, i social, no? Stiamo cominciando a capire le implicazioni non sempre piacevoli per la privacy, per il nostro livello di attenzione, multitasking, per il tempo che ci tolgono. Uno dei problemi dell'innovazione, e quello che la rende anche interessante, è che capire se un'innovazione è buona o cattiva, se ci rende più felici, meno felici, perché è così difficile, no? Perché ci richiede di sapere cosa vogliamo, cosa siamo stati e cosa vogliamo essere. Adesso vi do un esempio, chiudo con questo. Nel 1965, quindi siamo negli stessi anni di Fosbury, negli Stati Uniti un gruppo di esperti viene riunito da un sociologo che si chiamava Daniel Bell per immaginare come sarebbe stato il mondo nel 2000. Questo è un esercizio che forse anche noi ogni tanto dovremmo fare. E quindi lui riunisce, se adesso non ve li posso leggere, ma Margaret Mead, Ernst Mayr, Eric Erickson, David Riesman, alcune delle menti più brillanti dell'epoca, e fare una lista, tra le altre cose, 100 innovazioni probabili 1965 da qui al 2000. Alcune fanno veramente venire i brividi. Strumenti elettronici per uso personale, è una citazione da questo rapporto. Forse perfino telefoni tascabili per la comunicazione, il calcolo e l'elaborazione dei dati.
esteso intenso uso in tutto il mondo della fotografia da grandi altezze per pappe. Altre invece sono rimaste, anche questo è interessante, no, della nostra immaginazione, delle suggestioni fantascientifiche, ibernazione umana per mesi e per anni, cibi e bevande sintetiche. Alcune forse però tra poco, se non adesso, ci richiederanno delle scelte, possibilità di scegliere il sesso dei figli, controllo genetico sulle piante e gli animali, forme primitive di vita artificiale. Una anche forse avrebbe risparmiato dei problemi di cronaca, metodi non nocivi di superappagamento sessuale. Però pensate, questi visionari qui, la loro grandezza è che non pensano solo alla tecnologia, noi pensiamo spesso solo alla tecnologia, pensano anche a come saremo cambiati noi. Per esempio parlano del rischio di una società malata di sovraccarico di informazione nel 65. E a un certo punto, mi pare che sia Ernst Mayr, uno zoologo, dice, attenzione però, nella nostra discussione abbiamo assunto che tutto cambia tranne l'uomo, solo l'uomo rimane immutabile. Ma io mi chiedo se questo sia un principio corretto. E questo qui c'è tutto, tutto il discorso sull'intervento sull'uomo, perfino il doping, volendo. Vabbè, Samuel Huntington nel 65 dice verso il 2000 la potenza americana comincerà a declinare. Ma vorrei chiudere con una citazione che è proprio di Bell. Bell amava chiudere con delle parabole, dei piccoli racconti. Quella con cui chiude è questa. C'era una volta un rabbino che aveva fama di conoscere ciò che era nella mente degli uomini. Un cattivo ragazzo andò a trovarlo e disse: Rabbi, nella mia mano ho un uccellino. Nasconde, dice, è vivo o morto? E tra sé pensava: se dirà che è morto, lo lascerò volare via, se dirà che è vivo, lo schiaccerò. Allora Rabbi lo incalza il ragazzino: è vivo o è morto? Il rabbino lo guardò negli occhi e tranquillamente disse: come vuoi tu, figliolo, come vuoi tu.